Buongiorno, siamo all'Atelier degli Artigianelli a Firenze e innanzitutto desidero ringraziare il Museo della Carta di Ino in Giappone perché ci ha fornito della preziosissima carta giapponese per dimostrare come viene utilizzata nel restauro di predate su carta occidentali. In questo caso specifico useremo un tengugio di 6 grammi della cartiera Kashiki. Utilizziamo la carta giapponese nel restauro proprio per questa caratteristica delle fibre estremamente lunghe. È una carta idonea per tutti i tipi di restauro, in quanto può avere grammature diverse. È una carta completamente flessibile e ha molte gradazioni dal bianco all'avorio e quindi si adatta perfettamente alla nostra tipologia di carta occidentale. Nonostante la sua finezza, la posso, anche umida, la posso manipolare, quindi veramente una carta di grandissima qualità. Facciamo asciugare tra i cartoni in modo che assorbino l'umidità e una lastra di vetro e un peso e aspettiamo che sia asciutto del tutto per poi rimuovere il remail, il tessuto non tessuto e vedremo il risultato della velinatura realizzata col tengugio. Velinare questa pagina, questo pezzetto di giornale illustrato che raffigura Firenze, la nostra città qui in Italia, la città dell'Atelier degli Artigianelli. Volevo dire che la carta giapponese è una carta che si adatta benissimo sia su opere antiche, quindi su carte del Cinquecento, ma anche su carte moderne, giornale del 1920. Un pezzetto di un giornale 1920. E un'altra cosa che volevo dire è che utilizzando queste veline dateci dal museo della carta d'Ino, mi rendo conto veramente di quanto sia importante il materiale, perché questa carta è di una qualità altissima, veramente di prima qualità, e possiamo veramente fare qualsiasi cosa con questa carta. Quindi per me è un grande privilegio poterla utilizzare anche per un pezzettino così piccolo e illustrativo. Con l'alluvione del 1966, proprio qui a Firenze, è stata introdotta la carta giapponese come carta per il restauro e da lì ha preso sempre più campo il suo uso e è un uso preziosissimo per noi restauratori della carta perché, come ho detto prima, è molto versatile, ne esistono di tantissimi tipi. E la mettiamo a asciugare di nuovo.
La velina giapponese ci permette la lettura completa del documento. Per questo è così importante per noi restauratori poter utilizzare un tissue così fine e trasparente. Questa è la velina, da questo lato non si vede praticamente, è completamente trasparente. Per il restauro, per la ricostruzione della parte mancante della lacuna, usiamo due carte giapponesi provenienti tutte e due dal Museo Rino. Questa è una carta mista di Coso e Mitsumata di circa 40 grammi, fatta da Isozaki, la cartaia, quindi fatta a mano da una donna, quindi sono molto contenta di poterla utilizzare. Questa invece è una velina fatta a macchina, 100% Coso, di 6 grammi di Kajiki come cartiera. Buonasera, mi chiamo Beatrice Cuniberti, lavoro qui presso l'Atelier degli Artigianelli, situato all'interno dell'Istituto Pio X degli Artigianelli, che è una vecchia scuola di artigianato fiorentino. Parliamo delle carte giapponese che usiamo, che Meiko ci ha gentilmente fornito. Questa pagina del libro del Settecento è stato restaurato con una carta fabbricata da Tamura. Per il restauro, le carte giapponesi richieste devono avere fibre lunghe per avere la giusta flessibilità per questo sodalizio con la carta europea. Sono restauratrice di carte antiche perché era un vecchio sogno che risale ai miei bisnonni, come dicono i faraoni, più è antico il sogno, più si avvera in una persona. Già i miei nonni, specialmente le mie nonne, da entrambi i lati, rilegavano i libri antichi. Ed era sempre il loro desiderio di diventare professionisti, però all'inizio del Novecento la possibilità di diventare professionista era difficile, era un cammino diverso. Dunque, in un colpo solo ho avuto questo dono, questo talento di restaurare carte antiche. E vorrei concludere l'intervista con Meiko dicendo che sono stata onorata di aver parlato con Tamura online e dalla sua voce e di come si è presentato
online ho riconosciuto il vero maestro, quello che produce un prodotto eccellente, che sia nella sua posa, tonalità di voce e risposte. Grazie mille, Tamura.